bella canzone, incontra Silvia Nair, ciao! Ciao, ciao Samantha, grazie! Una giornata un po' piovosa, come sta andando questa giornata romana? Sta andando, beh, io amo Roma perché parte la città eterna, storica, arte, cultura, tradizioni, anche buona cucina. No, però io amo, è un tuffo veramente nel passato, nella storia, eppure anche contemporanea, un po' come me, perché io sono molto contemporanea come donna, ma al tempo stesso anche dei valori antichi. Quindi Roma è un bel riflesso mio. E siamo qui per parlare del tuo ultimo album, Luci e Ombre. Sì. Qual è il filo conduttore che lega tutti i brani? Il fil rouge, sicuramente, come dal titolo, sono le luci e ombre della vita quotidiana di ciascuno di noi e anche del viaggio della vita. E sono le luci e ombre insite nell'animo umano e anche nella mia mente e nel mio cuore, perché è un album assolutamente autobiografico. Ogni nota, ogni parola è vissuta, marchiata a fuoco su di me, perché l'ho scritto in un periodo molto particolare della mia vita, molto difficile e duro, ma devo dire che la musica mi ha aiutato per rialzarmi e rendermi più temprata, più forte, ripartire con questo album che per me è proprio un figlio, una creatura. E poi un altro fil rouge è il pop, è rock sinfonico. Ci sono dei brani che sono più pop, altri invece più rock sinfonici, ma diciamo che l'elemento comune è l'orchestra sinfonica maestosa, chitarre elettriche distorte, bass, drums, cori, grande melodia, la mia vocalità e poi poesia, perché il disco è poetico ma anche esplosivo e potente. E ci sono delle collaborazioni importanti come quelle di David Garrett e Vittorio Grigolo, pronunciato sì, con l'accento. Vittorio ci tiene molto il suo cognome, beh, Vittorio Grigolo, una voce meravigliosa, l'erede di Pavarotti, un grandissimo tenore a livello mondiale riconosciuto, beh, lo conoscono tutti, poi anche per stato direttore artistico, no? E in Amici. Quando ho sentito il brano Mi troverai sempre qui, si è innamorato della musica e poi lo ha colpito molto il titolo, perché il titolo è forte, Mi troverai sempre qui, proprio una promessa di presenza nonostante tutti gli accadimenti, nonostante che i rapporti possano finire, ma c'è un legame indissolubile. David Garrett, lo conosciamo tutti, quel gran figo di è violinista strepitoso, una star a livello mondiale, che ha sentito l'album, però ha sentito il brano, se n'è innamorato e quindi anche lui ha messo dentro il suo violino magico. E questi due grandi artisti che sono due showman, nel vero senso della parola, perché basta vederli sul palco, sono esuberanti, carismatici, potenti, si sono spogliati di tutto questo e mi hanno dato la loro intimità ed intensità, quindi grande collaborazione, ne sono molto grata. E rispetto ai due album precedenti, come è avvenuta la genesi appunto di questo disco? Com'è stato il tuo approccio? È un approccio tutto internazionale, perché il team, lo chiamo il Dream Team o Dutch Team, è un team esclusivamente olandese, due grandi produttori come Frank van der Heijden, Michael Acrau. Heijden ha collaborato con delle grandi star a livello planetario come John Legend, chi non conosce Michael Jackson o Justin Timberlake, Celine Dion, Justin Bieber, quindi dei grandi nomi anche di Jay Duckett. È un artista, non l'ho chiamato produttore perché è proprio un grande artista che ha una mente molto aperta, no? Passa dal pop alla dance come ad esempio con DJ Darghetta, alla musica sinfonica classica e così è stato. Michael Acrau, un altro grande produttore che ha collaborato con i With Interpretation, grande gruppo rock metal olandese, e io sono molto felice di questa collaborazione perché io ho portato la mia italianità, quindi grande melodia di ampio respiro, bel canto, emozione e calore. Loro hanno portato altissima professionalità, una visione, un sound assolutamente contemporaneo e internazionale, perché l'Olanda proprio guarda molto a UK, no? Al Regno Unito per la musica e al Nord Europa. E poi mi hanno portato proprio questa visione a 360 gradi ed è nato questo album che è assolutamente nuovo, inedito. Dentro c'è il rock sinfonico che è qualcosa che attinge agli anni 70, no? Sei d'accordo Samantha? Sì. No? Ecco, però al tempo stesso ha delle sonorità molto nuove e diciamo che c'è il giusto compromesso tra classica rock, tra pop e canzone anche d'autore per certi versi, per i testi, no? Perché per le tematiche affrontate, perché come
dicevo, è un album autobiografico, però io nei testi non parlo mai di quotidianità, io osservo la quotidianità degli altri e poi osservo la mia quotidianità, il mio vissuto, e da questa tendo ad astrarre un significato, un senso generale, quindi anche un valore universale dei testi, in cui molti credo si ritroveranno, si identificheranno. E stai già scrivendo nuovi brani, stai lavorando a un progetto successivo? Allora, nel frattempo Nair, che è anche compositrice, non solo quindi cantante e cantautrice, si diletta a scrivere colonne sonore per i film. Ad esempio, il 1° ottobre abbiamo presentato al Lucca Film Festival Europa Cinema il film Anya, un thriller psicologico, drammatico, Samantha tinte fosche, inquietante. Quindi ho dovuto, come compositrice, immergermi in un mondo anche sporco, oscuro, tenebroso, no? Però con tanta poesia anche dentro. Quindi mi sono divertita a nuotare in un mondo anche di elettronica, no? Per poi portarmi al pianoforte, alla musica da camera. Nel frattempo è uscito anche su Sky e i tifosi viola e anche i romanisti sono molto contenti, perché c'è il numero 9, Gabriel Batistuta, che è il docufilm di Pablo Benedetti sulla vita del grande campione argentino. So che non solo i fiorentini, ma anche la Roma, no? Certo, storico. È storico, Batigol, ora il leone, quindi sarete molto contenti a Roma. E è stato presentato l'anno scorso alla Festa del Cinema, appunto, di Roma, in cui Batigol era presente, però è uscito in questi giorni su Amazon Prime Video e da ieri si vede su Sky. E c'è la colonna sonora tutta scritta da me, proprio in digitale, sulle piattaforme digitali, da ieri si può anche acquistare. E da lì abbiamo tratto anche il famoso singolo Freedom, che ho dedicato a Batigol. E invece per quale film del passato avresti voluto scrivere la colonna sonora? Beh, ce ne sono molti, perché tra le mie grandi passioni, a parte la storia, l'avete capito, perché chi ama Roma ama anche la sua storia, no? La storia dell'arte. Amo molto il cinema, passo dal Gladiatore, ecco, sai che cosa? Io sono innamorata delle musiche di Hans Zimmer. Giuro, avrei scritto la colonna sonora del Gladiatore. Sì, però rimanga tra noi, Hans Zimmer è un genio, quindi... Come ad esempio sono una grandissima ammiratrice del compianto Ennio Morricone, quindi cosa vuoi, con due mostri sacri così avresti voluto scrivere la colonna sonora dei loro film. Invece con quale regista italiano attuale magari ti piacerebbe collaborare? Tornatore. Quale film ti piace di più di lui? La leggenda del pianista sull'oceano. È anche Nuovo Cinema Paradiso, scusate, ogni volta che lo vedo piango, no? Di rotto mi devo preparare a una mezz'ora di lacrime, così toccante. Sì, piace molto di quelli attuali, diciamo, Tornatore, ma potrei parlarti anche di Sorrentino, grandi nomi così, ma Tornatore lo sento più vicino. Per quanto riguarda invece la situazione attuale che stiamo vivendo, che è sicuramente difficilissima, come vedi il futuro della musica dal vivo? Questa è una domanda molto difficile a cui rispondere. Cosa vuoi? Vedo molto streaming, vedo molto remoto, quindi molto tutto ciò che è virtuale, online. Io stessa preparerò un concerto di presentazione dell'album via streaming, è una cosa un po' particolare. Non vedo l'ora comunque che nel 2021 ripartano i concerti, sia per andarli a vedere, mi piace molto andare a vedere anche i miei colleghi, però finalmente per avere un contatto vero con il pubblico, perché mi sto disabituando a cantare dal vivo, a suonare, a cantare, cioè a me questa dimensione, io dico sempre la musica è la mia vita, ma il palco, lo stage è la mia casa, quindi poi anche nella dimensione intima, è vero che il disco è rock sinfonico, epico, maestoso, potente, esplosivo, però mi piace anche la versione voce piano, no? Intima, intensa, vera. Quindi nei prossimi mesi dove ti vedremo? Dove ti ascolteremo? Nel disco, quindi acquistate il disco, non ve ne pentirete, perché è sicuramente qualcosa di nuovo, di inedito, di originale, qualcosa che in Italia non c'è, ma dicono anche all'estero non ci sia. Cosa dici, Samantha? Ho detto, io mi sono svegliata stamattina con questa potenza, l'ho ascoltato appena sveglia ed effettivamente c'è veramente tanta potenza. Sì, però anche la potenza proprio dei sentimenti e delle emozioni, questo è importante, sì, non è solo, ad esempio, la voce, è vero, una voce estesa, una voce potente, però mi piace usarla
in tutte le sue sfumature e nuance, no? Anche i sussurri, se tu hai sentito, e l'intimità, per dopo esplodere, no? Perché l'uomo è sussurro e grido, l'essere umano è poesia, è epica, è rabbia, è dolore, ma è anche gioia e speranza. È tutto questo, io cerco di raccontarlo attraverso la voce e anche le mie canzoni. Quindi ti ascolteremo nell'album e speriamo di tornare presto in concerto. Ti ringraziamo. Grazie Samantha, grazie a voi, è stata un'intervista molto bella. Tu lanci il sasso nello stadio e dopo i cerchi vanno, io poi sono fiume in piena. Vai, infatti fai benissimo, però ti invito a fare un saluto a tutti i lettori di Bella Canzone. Un saluto a tutti i lettori di Bella Canzone. Mi piace già il titolo, Bella Canzone, cioè vuol dire già una bella selezione e scrematura, quindi essere in questo range per me è un piacere e un onore, grazie. E seguite sempre la Bella Canzone, cioè la bella musica.